Ciao, nuovo video tag. So che in questi giorni ne sto facendo davvero tanti, però mi servono per farmi conoscere, per farvi sapere un po' quello che faccio oltre il make-up, oltre quello che fondamentalmente vedete nella maggior parte dei miei video. Mi piace anche che voi sappiate un po' della mia vita. Ovviamente non siamo ai livelli dei video vlog, dove comunque io vi faccio vedere passo passo cosa faccio durante la mia giornata. Non che io sia contraria ai video vlog, però sinceramente non sempre mi sento di condividere così apertamente tutta la mia esistenza. Però mi fa piacere comunque condividere con voi pezzi della mia vita, magari con dei video tag come sto facendo in questi giorni. E mi sono resa conto che sono davvero utilissimi per conoscerci. Infatti, io quando voglio sapere qualcosa in più della vita di altre ragazze, di altre YouTubers, molto spesso vado a vedere i video tag. La candela che brucia alle mie spalle è sopra il letto, cosa molto pericolosa, non fatelo. E la candela al cioccolato che avevo acquistato da Ikea, che è davvero davvero buonissima, ve la consiglio. E vi parlo di un'ultima cosa relativa al make-up prima di cominciare il video tag. Ho preso finalmente lo smalto gratis di Kiko, quello per l'iscrizione del milione di followers. E ho preso questo azzurro davvero bellissimo. Guardate che spettacolo di colore! Davvero super super primaverile. Questo è il numero 340. Ve ne volevo parlare prima ancora di cominciare il video perché sono davvero contenta di questo colore. Non avevo un azzurro o un celeste così chiaro nella mia collezione e lo adoro perché prima di tutto è un color pastello e come sapete io i pastello li amo. E poi perché comunque è un regalo, fa sempre piacere. E niente, vi parlerò poi, promesso, degli ultimi acquisti. Ho preso delle cosine da NYX, ho preso delle nuove cose dal sito di Zoeva, ho acquistato qualcosa da Kiko, quindi vi prometto che vi parlerò. Ho acquistato anche un po' di abbigliamento e una borsetta. Comunque, promesso, promesso davvero che vi parlo anche degli acquisti e tornerò a parlare di make-up. Per il momento però, beccatevi il mio video tag 50 fatti random su di me. Sono nata miope e porto le lenti a contatto da quando avevo 8 anni. I miei genitori si sono accorti che ero miope perché verso i 2 anni, quando ho cominciato a fare i primi passi, cadevo sempre all'altezza del bagno, dove c'era un piccolissimo scalino alto veramente pochi centimetri, e sbattevo sempre nello stesso punto. Tant'è che di quell'episodio là porto il segno, ovvero una deformazione leggerissima qua sulla fronte, una sorta di bernoccolo che probabilmente mi accompagnerà per tutta la vita. Non mi sono mai ubriacata, non sono mai svenuta, non ho mai fumato una canna. Lo so che state pensando che sono una sfigata. Ho lasciato la Sardegna per amore. Amo i cani e i gatti, ma il mio momo non mi permette di tenerne qui in appartamento. Quando vivevo a Gallarate avevo 2 pesciolini rossi. Sono morti. La scorsa estate ho acquistato altri 2 pesciolini rossi, ma sono morti. I miei genitori hanno i pesciolini rossi da oltre 10 anni all'interno dell'acquario e sono ancora tutti vivi. Sono primogenita, ho un fratello e una sorella più piccoli di me. In quanto primogenita ho ereditato il nome di mia nonna, ovvero Adalgisa. Il mio nome deriva dall'antico tedesco e significa nobile freccia, in alcune accezioni significa anche nobile ostaggio. Qualcuno ci sta ancora lavorando per capire effettivamente che cosa significhi. Non ho mai avuto fratture né portato il gesso. Da piccola ero davvero un maschiaccio, guidavo addirittura una BMX gialla. Non ho mai avuto lo scooter e sinceramente non penso di saperlo guidare. Sono stata fidanzata per 6 anni e mezzo, esattamente da quando ne avevo 13 e mezzo fino ai 20, e poi ho mollato. Ho vissuto a Londra su Harrow Road e ho lavorato in Paddington. Un bel giorno sono fuggita da Londra lasciando ad una ragazza di Imperia il mio zainetto e non sono mai tornata a prenderlo. Amo i piercing, ne ho 2 e uno l'ho fatto anche da pochissimo. A 20 anni ho fatto un tatuaggio e poi l'ho cancellato con il laser chirurgico. Ora sinceramente vorrei fare un altro tatuaggio. Parlo molto bene lo spagnolo, ma non si capisce come mai, l'ho studiato soltanto alle scuole superiori, però ho una sorta di passione e propensione verso la lingua spagnola. Amo Valencia, mi ci trasferirei oggi stesso per il resto della vita. Amo l'arredo di design e quasi ogni anno vado al Salone del Mobile di Milano, lo adoro. Il mio primo lavoro dopo il diploma è stato appunto all'interno di uno showroom di interior design dove facevo la receptionist. Mangerei la pizza tutti i giorni. Amo i dolci e sono anche una brava pasticcera pasticciona. Mia mamma è una vera pasticcera, lei fa dolci sardi. Il mio scrittore preferito è Gabriel García Márquez e il suo libro che preferisco è L'amore ai tempi del colera. Ho
Ma il mio libro preferito in assoluto è senza dubbio Il mondo secondo Garp. So andare a cavallo, ho fatto equitazione per anni. Ho fatto pallavolo perché avevo una quota per l'istruttore che aveva oltre 10 anni più di me, io ne avevo 11 e lui probabilmente ne aveva tra i 21 e i 22. Alle scuole superiori la prof di fisica si sedeva e mi lasciava fare lezione di step. Che grandissima paracula! Quarta superiore ho lasciato il liceo e mi sono iscritta in un istituto tecnico dove sapevo e avevo la certezza che avrei fatto molte più ore di lingua e ne sono rimasta soddisfatissima. Il mio incubo peggiore e più frequente è non riuscire a terminare le scuole superiori, non passare l'esame e quindi non riuscire in futuro a trovare un lavoro ed essere una totale fallita. Barattolino Samontana mi crea dipendenza. Io e il Momo, il mio attuale fidanzato, ci siamo conosciuti su Badoo. Sono agnostica. A 12 anni ho tagliato i capelli a funghetto, veramente cortissimi fin qua, perché ce li aveva un ragazzino che mi piaceva e volevo fare colpo su di lui. Purtroppo sono pigrissima. Purtroppo per il Momo sono davvero disordinatissima. Mia mamma è davvero una bravissima sarta, addirittura mi cuciva i pantaloni facendo le imitazioni di quelli che erano i vecchi dickies o comunque pantaloni che andavano di moda nel periodo in cui andavo alle scuole superiori. Io purtroppo non so cucire. Cucino male perché non mi impegno, però generalmente cucino cose commestibili. Non mangio il sugo perché non lo digerisco, come tantissimi italiani purtroppo soffro di reflusso gastroesofageo. Ho avuto 11 ulcere perché purtroppo ero una ragazzina piuttosto nervosa. Parlo il dialetto sardo ma non lo so scrivere. Il genere musicale che ascolto e che amo di più è l'hip hop e l'R&B, quindi in generale tutta la musica black. Credo di avere dei bei piedi, ho fatto danza per tantissimi anni, sia classica che moderna. E questi erano i 50 fatti random su di me. Spero davvero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente, come dico sempre, siete tutte quante taggate e giù nell'info box troverete un elenco di persone dalle quali mi piacerebbe veder fare questo video. Io l'ho visto fare sul canale di Elena, che ringrazio, lei ovviamente ha taggato tutte quante, quindi io che la seguo abbastanza intensamente ho deciso di rifare il suo stesso video. Che mi è davvero piaciuto tantissimo nel suo caso. Insomma, spero vi sia piaciuto il mio e vi mando un grosso bacio e al prossimo video che non sarà un video tag. Ciao ciao!